Un tragico errore umano. L'ospedale di Medici Senza Frontiere a Kunduz, in Afghanistan, venne colpito perché scambiato per un avamposto talebano che si trovava a poca distanza. E quanto afferma il rapporto dell'inchiesta militare americana, nel raid aereo del 3 ottobre scorso morirono 30 medici. Sono saltate le prime teste, alcuni militari sono stati sospesi e potrebbero subire sanzioni disciplinari, ma non si conoscono con certezza nome o grado. A metterci la faccia è il generale John Campbell, comandante della missione nel paese. Si è trattato di un tragico errore, mai le forze armate statunitensi colpirebbero deliberatamente un ospedale. Posso dirvi che le persone coinvolte nell'incidente sono state sospese e sono in attesa di sanzioni disciplinari e amministrative. Of administrative and disciplinary matters. Risposte che non lasciano certo soddisfatto il direttore dell'organizzazione umanitaria. Oggi siamo stati lasciati con più domande che risposte sul come una serie incredibile di errori possano essersi accumulati, ha detto, e su quali regole di ingaggio siano state applicate quella notte dai militari. Ufficialmente le 3.000 pagine del rapporto rivelano che i piloti non hanno potuto fare affidamento sulla strumentazione di bordo per individuare il vero obiettivo, un compound usato dall'intelligence afghana e sequestrato dai talebani. Si sono fidati di dati sballati e hanno colpito un ospedale credendo fosse un covo di terroristi.